Bentrovati per quest'ultimo appuntamento della nostra tre sere. Grazie a Innosan per la sua testimonianza. Ci ha detto che tutto è cominciato da un incontro. Anche per noi, anche nella struttura di ciascuna di queste tre serate, l'incontro col Signore, l'adorazione, l'incontro con la Chiesa, la preghiera del Vespro, l'incontro tra noi, con persone che sono venute di fuori e con persone con le quali condividiamo lo stesso respiro e la stessa vita diocesana. Don Michele Giannola, la prima sera, ci ha invitati e aiutati con spunti evocativi, ma anche con indicazioni di esperienza, a essere piloti diligenti. La sua relazione è stata richiesta ieri sera perché appunto coloro che non erano presenti la prima sera non avevano potuto averla, è nuovamente disponibile e quindi se qualcuno lo desidera può ritirarla, se non l'ha già fatto, in segreteria. Margherita Anselmi ieri sera ci ha portato la sua testimonianza di giovane partecipante al sinodo e ci ha contagiato con il suo intelligente entusiasmo. Io vi ho invitato a portare a casa alcune delle sue parole, gliel'ho fatto ripetere due volte, è la chiusa. Non so se qualcuno l'ha fatto. Io posso riprendere le tre A che ci ha richiamato parlando del discernimento comunitario, la dell'ascolto, la dell'accoglienza, la dell'accompagnamento, riferito ad altre tre A che sono tornate ripetutamente nel suo contributo: gli anziani, gli adulti, potremmo dire gli adolescenti, considerando appunto che la giovinezza è certamente non solo un'età anagrafica, ma certamente identifica l'età evolutiva. Ebbene, sono spunti che ci aiutano a tenere insieme i vari elementi di un discorso che già Don Michele diceva complesso ma semplice. È un paradosso, ma è così. Proseguiamo questa sera. Non so se qualcuno di voi ha in tasca o in una qualche borsa o borsello la noce che gli amici della nuova parrocchia di Gesù Buon Pastore ci hanno consegnato. Ecco, Don Giuseppe ce l'ha.
adesso però fammela vedere, bene, è quella di ieri però, quella di oggi, siamo d'accordo che fa uno zoom, quindi la si può vedere meglio in TV che dal vivo, quella di oggi è così. È aperta, perché la noce, i nostri amici l'hanno usata, è un simbolo polisemico, ha tanti significati, a me piace stasera tenerla in mano aperta, perché apriamo lo sguardo, l'abbiamo già fatto fin dall'inizio della recezione della lettera pastorale sinodale del nostro vescovo, poi nell'assemblea, anche appunto nel corso di questi tre giorni, portiamo lo sguardo sulla nostra Chiesa. La curia diocesana è lo strumento per portare questo sguardo su esperienze, proposte, iniziative che interessano il discorso che ci siamo fatti e che stiamo facendo in questi giorni. La Curia diocesana sta vivendo un momento di riforma, come a partire dalla Curia romana, interessante, bello, sono ormai 2 anni che procede. È una comunità di formazione dai molti volti e dalle molte vocazioni. Anche stamattina, ad esempio, c'è stata la messa mensile per tutti gli operatori della curia che il vescovo presiede ormai da 2 e più anni. È comunità di servizio e quindi di servizio a tutte le realtà della diocesi. E quindi stasera abbiamo chiesto ai vari uffici e centri, alcuni soltanto, di aiutarci a proseguire e contestualizzare il discorso del discernimento vocazionale comunitario. La moderazione non si poteva non dare al centro diocesano vocazione, quindi invito Rossana, che ne è la segretaria, a salire al tavolo, perché come la prima sera appunto abbiamo dato il là con il responsabile dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, da 50, ormai 51 anni nella nostra diocesi, il giubileo è l'anno scorso che è stato celebrato, nella nostra diocesi appunto il Centro Diocesano Vocazioni porta avanti un discorso che ci viene già subito aggiornato, ma non sarà soltanto il Centro di Diocesana Vocazioni, a Rossana, io adesso scelgo, di questa ora, di moderare quest'ora e questi interventi. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio Don Stefano che mi ha invitato a moderare questa serata, ultima serata della tre sere, e faccio parte appunto del CDV, Centro Diocesano per le Vocazioni, insieme ai miei collaboratori, o meglio al direttore, al nostro direttore del CDV, che è Don Daniele Bonini, qui presente, lo invito a salire, e insieme alle ragazze del gruppo vocazionale, Rita e Maila. Io non mi dilungo più di tanto perché si presentano loro e ci sarà anche il diacono Mario Gerboni, se qui in sala, può salire anche lui. Ecco, allora se manca una sedia la prendiamo. Oppure, ecco, bene, allora viene Mario e Don Daniele, al quale cedo subito il microfono. Grazie, Don Daniele. Grazie, buonasera a tutti. Sì, vorrei presentare il CDV, l'attività del CDV, mettendomi un po' in sintonia e in continuità con le 2 belle relazioni dei giorni precedenti, anche le 2 comunicazioni con molto interesse.
interessanti che ho ascoltato ieri. E prendo un po' da lontano. Parto da un episodio accaduto negli anni 90, quando il Vietnam aprì i confini al mondo intero, dopo anni di guerra e regime comunista. E quindi Papa Giovanni Paolo pensò di inviare un suo emissario, diciamo, il suo vescovo, per verificare l'eventuale presenza di comunità cristiane dopo anni e anni appunto di soppressione della religione e anche della Chiesa Cattolica. E questo vescovo appunto andò e viaggiò per un mese sul nord, pensando di non trovare alla fine nessuna traccia, nessuna testimonianza, diciamo, cristiana rimasta ancora viva, ancora operativa, in attività. E l'ultima sera, con coloro che l'avevano accompagnato, i traduttori, organizzavano la cena prima di partire, spiegando un po' il motivo della sua missione e anche i risultati non soddisfacenti. E alla fine della serata, però, un vietnamita che pranzava, diciamo, poco distante da loro e che aveva sentito, diciamo, il discorso, si avvicinò dicendo: guardi che forse quelli che lei sta cercando ci sono. In un paesino di montagna esiste una comunità che corrisponde forse a ciò che lei sta cercando. Per cui lui rimandò la partenza, andò in questo paesino dove effettivamente trovò una piccola comunità cristiana. Quello che è interessante, che è importante, è il modo come venivano chiamati dagli altri, cioè non cristiani, non francescani, non carmelitani, ma in vietnamita coloro che si vogliono bene, coloro che si amano. Era questo, come dire, ciò che la gente vedeva nella vita appunto di quella piccola comunità cristiana e che rifletteva appunto questo termine specifico, diciamo, molto significativo. Dico questo perché facendo riferimento, come dire, che prima che il Papa con uno tsunami riportasse, diciamo, il tema della vocazione, il valore della vocazione, diciamo così, al centro, no? Come una specie di tsunami positivo provvidenziale, il punto di, cioè, il documento anche di riferimento della pastorale vocazionale e anche quelli successivi è un documento del 97, nuove vocazioni per una nuova Europa, si intitola. E questo documento, prima ancora di presentare le singole vocazioni e le caratteristiche, diciamo, di una possibile pastorale vocazionale, afferma che il punto di partenza, ecco, per comprendere il tema della vocazione e svilupparlo, poi è la comunione delle vocazioni, è l'unità di tutte le vocazioni, appunto, una comunione, un'unità, ecco, che si realizza proprio, ecco, quando si vive l'uno per l'altro, l'uno per l'altro. E questo è il punto di partenza, il terreno fertile, fecondo, secondo appunto questo documento, forse anche un po' profetico, da qui possono nascere, possono germogliare poi tutte le vocazioni, no? Ovviamente questa comunione non è una vocazione che nasce dal basso, cioè che nasce dalla nostra organizzazione, dalla nostra capacità, dalle nostre competenze, anche, ma è soprattutto una comunione che deve nascere dall'alto, cioè come espressione appunto della comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, della comunione della Santissima Trinità, no? E voi capite che qui ci sta tutta sotto l'ecclesiologia, diciamo, della Domegenzio, del Concilio Vaticano II, no? Appunto, la Chiesa, segno e strumento dell'intima comunione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, no? La Chiesa convocata nell'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Per cui ogni vocazione è vero che arricchisce l'altra, no? Evidenziando un aspetto che appartiene a tutti, no? Ma in realtà ancora di più ogni vocazione deve partecipare all'insieme di tutte le vocazioni per appunto esprimere, per rendere visibile con la comunione che è dono di Dio, che è dono dello Spirito Santo, che è grazia, che è amore del Signore infuso nei nostri cuori. E poi, certamente, questo documento analizza, prende in esame
anche le singole vocazioni, anzitutto definendolo come espressione, definendo ciascuna come espressione dell'amore personale del Signore per noi, no? Dio che non si ama genericamente, indistintamente, ma ci ama sempre personalmente, no? E questo amore personale appunto è espresso quando, ecco, si compie, come dire, un cammino, che è comunque un cammino di tutta la vita, ecco, proprio nella vocazione personale, appunto espressione, ecco, di una presenza di Dio, di una presenza di Dio nei nostri cuori, nella nostra vita, no? Ecco, chiamata personale, ma appunto non individuale, perché poi, appunto, ecco, aperta e insieme, in comunione e in unità con tutte le altre vocazioni. E poi certamente c'è anche, come dire, una presentazione, ecco, delle singole vocazioni, delle tradizioni delle vocazioni, e da qui, ecco, c'è l'invito a operare, diciamo, secondo un'attenzione, diciamo così, all'accompagnamento vocazionale, al percorso vocazionale, e di qui si inserisce la nascita, diciamo, subito dopo il concilio, diciamo, di questo organismo che è, come detto, il Centro Diocesano Vocazioni, oppure Ufficio Pastorale per le Vocazioni, che è nato subito dopo il concilio, e con questi corpi, un organismo, come è stato detto, che è un organismo diocesano, un ufficio pastorale, che collabora con tutti gli altri uffici alla realizzazione della pastorale diocesana, seguendo gli orientamenti del vescovo. E comunque come compito, quindi uno strumento, e come finalità, ecco, dell'ufficio, l'elenco, anche da quello che ho detto si possono intuire, diciamo, conseguono: animare la comunione delle diverse vocazioni nella Chiesa, promuovere la coscienza di ogni vocazione come espressione dell'amore personale di Dio, promuovere la conoscenza e il volto delle diverse vocazioni che costituiscono il corpo ecclesiale, avere nella promozione una particolare attenzione per le cosiddette vocazioni di speciale consacrazione, senza dualismi o contrapposizioni, tutte le vocazioni hanno uguale dignità, ma che appunto, non essendo le più comuni, hanno necessità di una particolare attenzione, la vocazione missionaria, presbiterale, religiosa e tutte quelle di speciale consacrazione. E concretamente, ecco, questo ufficio, diciamo, ha due organismi sotto, che è il Consiglio del CDV e poi, per tradizione, diciamo così, il gruppo vocazionale femminile, se conoscessi il dono di Dio. Ecco, adesso lascio la parola a Mario, che presenterà un po' l'attività, diciamo, del Consiglio del CDV. Ecco, io mi presento, sono Mario, sono sposato, sono diacono della nostra Chiesa, faccio parte del CDV assieme a mia moglie da alcuni anni, da diversi anni. Ecco, illustro brevemente in cosa consiste l'attività del CDV e cosa abbiamo fatto anche in questi anni. Ci incontriamo come gruppo una volta al mese sotto la guida di Don Daniele. I nostri incontri, sempre, devo dire, molto cordiali e fraterni, oltre a vederci impegnati a pensare, a preparare, a organizzare le varie attività da intraprendere e a verificare le attività già fatte e ultimate, sono anche momenti di riflessione, di approfondimento, di condivisione di tematiche inerenti alla dimensione vocazionale della vita cristiana, ecco, attraverso articoli, saggi, documenti vari. Questo risulta particolarmente significativo e arricchente perché tutti i membri che compongono il gruppo provengono da realtà ecclesiali e comunità diverse. Ci sono appunto persone ordinate diocesane, ci sono seminaristi, missionari saveriani, suore di varie congregazioni, consacrati di varia provenienza, sposi, laici. Ecco, a conclusione poi del nostro incontro, normalmente, a sottolineare proprio che la vocazione, ogni vocazione, è generata dalla Pasqua, e chiamata nella comunione a testimoniarla, ecco, concludiamo celebrando insieme l'Eucaristia presieduta da Don Daniele. Ecco, nei nostri incontri, come accennavo prima, vengono preparate e organizzate diverse attività che ruotano principalmente attorno alla celebrazione annuale della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che come ogni anno si celebra nella quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore,
è stata istituita nel 64 da Paolo VI, con particolare riguardo alle vocazioni di speciale consacrazione. Ecco, le attività che svolgiamo coinvolgono da alcuni anni una nuova parrocchia della nostra diocesi. Ogni anno una comunità diversa. Ecco, le ultime quattro nell'ordine, partendo dall'ultima, sono San Paolo, Santa Maria del Rosario, il Sacro Cuore e San Giovanni Battista, dove in queste comunità, in vista della celebrazione della Giornata Mondiale delle Vocazioni, in accordo e in sinergia con il parroco moderatore, viene organizzata la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, presieduta dal nostro vescovo, che si tiene normalmente il mercoledì che precede la quarta domenica di Pasqua. E sempre in preparazione alla veglia diocesana, nella nuova parrocchia, coinvolgiamo con incontri dedicati anche le varie realtà, i gruppi che compongono la comunità, i gruppi della catechesi, i gruppi dei giovani e adulti, i gruppi degli sposi, i gruppi delle giovani coppie ed eventuali altre realtà che il parroco ritiene di coinvolgere. Gli incontri sono tenuti dai membri del CDV, hanno lo stile della testimonianza singola o di coppia, o della tavola rotonda a più voci, con più testimonianze. Inoltre, la domenica che precede la veglia, durante le sante messe di orario nella chiesa o nella chiesa della nuova parrocchia, viene proposta da alcuni di noi una riflessione, una testimonianza vocazionale a tutta la comunità eucaristica riunita. Ecco, alla fine di questo percorso viene celebrata nella nuova parrocchia alla sera, di solito alle 21, nel mercoledì inizio, prima che precede la giornata mondiale, la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, presieduta dal nostro vescovo. In questi ultimi anni la veglia è stata organizzata insieme e in sinergia con i gruppi della pastorale giovanile universitaria della diocesi, rendendola così più ricca, più bella e partecipata anche dai giovani. Ecco, l'esperienza di questi anni, pur con alcune difficoltà e resistenze, è sempre stata, credo, positiva e arricchente, soprattutto per noi che andiamo, cercando di inserirci nelle varie realtà in punta di piedi, cercando di avere uno stile di servizio e di comunione. Bene, l'altro, diciamo, il organismo che appartiene al CDV per tradizione, cioè che da sempre ha fatto parte del CDV, ma che posso dire ha avuto una svolta, diciamo, 20 anni fa, diciamo anche qualche nome, grazie anche alla determinazione di Suor Angela Giubertoni e il gruppo vocazionale femminile, detto Se Conoscessi, che è modulato in vari sottogruppi, in cui lì cerchiamo di promuovere un cammino, fare una proposta, un accompagnamento vocazionale, e qui lascio la parola a qualche educatrice, diciamo, di questi gruppi, di questo gruppo. Si presenterà. Buonasera, io sono Rita, sono sposata e mamma di due ragazze che anche loro hanno frequentato negli anni scorsi il gruppo vocazionale. E sono animatrice del gruppo vocazionale da diversi anni. Il gruppo vocazionale ci siamo dati un nome tanti anni fa, si chiama Se Conoscessi il Dono di Dio. E in particolare io sono animatrice delle bambine più piccole di quarta e quinta elementare. Ogni anno affrontiamo un argomento o un tema e quest'anno in particolare abbiamo così affrontato i giovani nel Vangelo. E la conoscenza di questo argomento, in specifico proprio per la quarta e quinta elementare, viene svolta attraverso il gioco, le attività manuali, la condivisione e la preghiera, e cerchiamo proprio di valorizzare l'amicizia tra di noi e con Gesù. Mi presento anch'io, sono Mayra, nella vita faccio l'insegnante, ho 29 anni, sono entrata a far parte come educatrice nel gruppo Se Conoscessi da circa 10 anni, ma sono entrata in realtà prima come ragazza delle superiori. E infatti dopo il percorso delle arancioni le ragazze passano nel gruppo delle blu, che è il gruppo delle medie, prima terza media, e poi il gruppo delle bluissime,
che è il gruppo delle superiori, dalla prima alla quinta superiore. E le ragazze delle medie, delle blu, seguono un percorso parallelo a quello delle arancioni, quindi il gruppo annuale è lo stesso, il tema di ogni incontro è lo stesso, ma le modalità che affrontiamo sono diverse, e sono più grandi, quindi incentiviamo la testimonianza. E le ragazze possono avere testimonianza diretta di persone o di realtà che vengono a farci appunto testimonianza su quel tema particolare. E dedichiamo anche un tempo a un ritiro, a una meditazione, a lettura del Vangelo, e sempre disponibile Don Daniele anche a fare incontri di confessione per chi volesse, sempre per le grandi. E quindi tra le arancioni e le blu in realtà c'è molta collaborazione e condivisione, perché gli spazi sono gli stessi. Le bluissime invece seguono un percorso a parte, e negli anni abbiamo scelto diverse modalità di incontro, da settimanale, siamo passati a ogni 15 giorni in base anche alle esigenze delle ragazze, e lo scopo di questi incontri è quello di far scoprire, visto che sono anche un po' più grandine, la loro vocazione. E questo lo facciamo attraverso la preghiera, ma anche con esperienze dirette di testimonianza e di servizio. E questo si lega anche all'esperienza estiva, che mira a far vivere in prima persona soprattutto esperienze di servizio e di preghiera. Negli anni più volte abbiamo partecipato come animatrici o aiuto animatrici in supporto a bambini o campi estivi, siamo state più volte anche nella comunità di Tesè, quindi un momento, un periodo di anche di riflessione e di preghiera insieme, oppure ad esempio siamo stati all'estero anche a visitare i luoghi della memoria, quindi un momento di riflessione anche personale. Questo è il gruppo che chiaramente è un gruppo un po' particolare, perché questi 20 anni sono un po' come salire sull'autovolante, diciamo, sulle montagne russe, dove presenze, numeri che variavano, soprattutto legati un po' al tantan, ecco, un po' forse quello che ci sembra mancare. Forse posso parlare anche per i gruppi paralleli maschili, diciamo, seguiti dal seminario, mentre vedete seguire un po' il contatto e il collegamento con le parrocchie. Credo che la pastorale debba essere sempre di più organica, se vogliamo comunionare, per cui anche queste risorse, diciamo, che Susanna, credo che meritano di essere prese in considerazione. Ecco, noi proponiamo i nostri gruppi come gruppi di riferimento e non di appartenenza, nel senso che l'appartenenza è alla comunità parrocchiale, però, e quindi chiediamo alle ragazze di vivere una vita attiva, ecco, di coinvolgimento nella vita parrocchiale. Però è anche vero che penso che ciò che noi proponiamo, credo, difficilmente, ecco, avvenga in parrocchia, ecco, nella stessa misura, nella stessa modalità, con gli stessi contenuti. Credo che siano occasioni preziose e, appunto, in un così contesto, ecco, come credo il futuro ci chieda, di pastorale organica, ci dovrebbe essere più sinergia, ecco, più collaborazione, più lavoro comune fra, appunto, singole parrocchie e diocesi, ecco, parlo per me, ma parlo un po' per tutto quello del livello, diciamo, diocesano, con i vari uffici, eccetera. Per cui, cioè, credo che sia, ecco, prezioso questo servizio, proprio in cui l'attenzione, la mira, la cura è molto personale, ogni vocazione ha questa sensibilità proprio di un accompagnamento personale. Noi siamo degli strumenti, però è vero che quando una ragazza inizia un percorso più personale, è veramente, ecco, così, molto movimento, ecco, è bello scoprire e cogliere proprio l'azione dello Spirito Santo nella vita, nei passaggi così del percorso della vita, ecco, fino ad arrivare a quel punto di maturità, ecco, in cui uno davvero apre proprio il cuore al Signore, si guida dal punto del Signore, dalle varie a dire: Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, qual è la vocazione che hai pensato per me, no? Proprio perché al Signore hai dato veramente piena fiducia, perché hai capito, perché, come dire, hai fatto esperienza del grande amore che il Signore ha per te, per ciascuno di noi, insomma. Per cui questa è un po', come dire, la finalità del nostro cammino, ecco, come dire, il terreno, ecco,
che va, come dire, arato, che va coltivato, ma perché poi possa cadere e germogliare davvero la grazia del Signore, ecco, perché noi arriviamo fino a quella soglia lì, poi dopo è nell'intimità dell'incontro con il Signore, l'incontro con la sua parola, che, come dire, la risposta vocazionale di lui era più profonda. Questo è semplicemente il servizio del Centro Regionale delle Vocazioni. Tutti noi abbiamo mille impegni, è un difficilissimo, diciamo, però come dire, c'è un desiderio davvero anche di tutti quelli che partecipano, è quello di promuovere, ecco, proprio il valore vocazione della vita cristiana. E come diceva Don Stefano, diciamo, sono 50 anni, poco più che ci due sotto nella nostra diocesi, e vorrei ricordare i direttori precedenti, così, che ringraziamento, perché è doveroso, Don Ampelio Zoni, Don Corrado Mazza, Don Aldo Narcari, Don Stefano Rosati, Don Guido Brizzi. Fra di noi c'è Sor Eugenia, che non c'è stasera, che è la nostra memoria storica, che ha partecipato fin dall'inizio e adesso sta facendo gli esercizi, poi ogni tanto ci richiama tutto quello che è il nostro passato, e vuoi scordarcelo. Grazie. Grazie, Don Daniele, Marta, Rita e al nostro Bianco Romario. Il tempo stringe, quindi chiamiamo subito Don Umberto Cocconi, direttore della Pastorale Universitaria, insieme a Maria Chiara Verdelli. Ci parleranno della ricerca sulla religiosità dei giovani universitari, di cui anche Maria Chiara è stata una fervente promotrice e anche brava relatrice. Ecco a voi, vedremo anche un video per cui monitoriamo i tempi e già vi ringrazio in anticipo. Ecco, prendiamo spunto dalla esortazione apostolica, perché al numero 64 il Papa ci pone questa domanda: come sono i giovani d'oggi? Cosa succede adesso ai giovani? Il Sinodo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa non sempre hanno l'atteggiamento di Gesù, invece di disporci ad ascoltarli a fondo, prevale talora la tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciare emergere le domande giovanili nella loro novità e coglierne quindi la provocazione. È un po' quello che abbiamo vissuto noi facendo questa indagine, questa intervista. Sono cambiati molti dei nostri paradigmi. L'indagine ci ha fatto scoprire che non è come noi pensavamo fosse. I giovani non sono come noi tendiamo di solito a classificarli. L'incontro personale con loro ci ha portato a rivedere davvero i nostri giudizi e soprattutto anche i nostri pregiudizi, l'apparenza inganna. È come quando noi vediamo un iceberg, vediamo quello che emerge, ma noi sappiamo che la realtà invece è quella che non vediamo subito con gli occhi, perché siamo superficiali, sotto c'è qualcosa di più grande, di più vero. L'indagine ci ha portato davvero ad entrare attraverso queste interviste con una serie di domande che duravano più di un'ora, ecco, ad entrare dentro, nel vissuto, nell'intimo. E uno dei dati più importanti che emerge da questa indagine è la grande sete di rapporti autentici che hanno i nostri giovani. Una sete quindi che parla di apertura verso la realtà, il mondo, gli altri. Ed è proprio questa apertura alla realtà che il giovane mostra la sua capacità di desiderare, conoscere davvero quali sono i desideri, i sogni, e quindi andare oltre l'evidenza, cercare ragioni sul senso della vita, più in là. Ecco, avere questa capacità di andare più in là. Che spiritualità emerge? La possiamo con tre tratti fondamentali, una personalizzazione della fede,
cioè quello che viene poi detto con uno slogan, anche Dio, se c'è, a modo proprio. Poi c'è il tema della gratificazione, a che cosa serve, mi piace, che cosa mi dà l'esperienza religiosa, la spiritualità soprattutto, e poi il bisogno di fraternità. Cosa possiamo fare come Chiesa per accompagnare questi giovani nelle decisioni importanti? Trasmettendo prima di tutto fiducia e speranza, che è propria dei cristiani. Questo progetto di indagine ha per certi aspetti anche coinvolto in un modo diretto anche i docenti della nostra università. Anche loro sono stati protagonisti. Abbiamo fatto un primo convegno di restituzione dove gli stessi docenti si sono dimostrati aperti se davvero l'università è il luogo della conoscenza, della ricerca, ma al centro dell'università ci sono prima di tutto gli studenti. Come un docente davvero è professionale nella sua disciplina, ma nello stesso tempo è anche capace di conoscere il giovane che ha davanti. Pensiamo quindi di avere tra le mani un documento di grande importanza, perché sono circa 170 interviste, sono dei topi, perché li abbiamo sbobinati, e ci dicono dei vissuti concreti. Quindi abbiamo delle strade anche che dobbiamo adesso, con l'aiuto anche qui dei docenti dell'università, a seconda delle loro discipline, ecco, saper interpretare e leggere. Vogliamo infatti creare proprio dei laboratori di approfondimento. Ora abbiamo uno sguardo a come si è svolta la nostra ricerca attraverso il libro. Con persone che neanche conoscevo.
si è iniziato intervistando amici e poi amici di amici. Stare in mezzo ai giovani sì è bello, ma è più molto impegnativo, è sfidante, ti spiazzano continuamente. Mi ricordo un discorso di un ragazzo che venne, che non so come la conversazione ci ha portato a parlare degli extraterrestri, e lui diceva di non credere in Dio, ma però credeva in una vita su altri pianeti. Cioè, ma se Dio fosse di un altro pianeta, se Dio fosse questo extraterrestre che vuole comunicare con noi, ecco che allora lui in qualche modo c'è stata la provocazione. Eh sì, perché è un mondo dove sei continuamente provocato su tante questioni. Tu devi essere anche capace di non prendertela, di essere capace di lanciare la palla, te la danno, poi tu la rilanci. Ecco, aiutarmi un po' a fare un discernimento nella loro vita. La bellezza l'abbiamo sperimentata soprattutto quando durante gli incontri il tempo passava, volava senza rendercene conto, passavano anche 2 ore di intervista, e dove si vedeva proprio questo bisogno, il bisogno di condividere quello che si aveva dentro. Il mio rapporto di fede è iniziato tanto tempo fa, quando ero piccola, perché sono cresciuta all'interno di una famiglia cattolica e quindi ho avuto un'educazione di questo tipo. Quando ero piccola era un rapporto molto vivo, frequentavo la parrocchia, ero circondata da persone che anche loro avevano un rapporto di fede molto forte, e quando ho iniziato a studiare filosofia il mio rapporto con la fede è diventato un po' problematico, che però durante gli anni penso ho cercato di gestire più o meno serenamente, quindi fatto di incontri ma anche a volte di allontanamenti. È stato importante anche poi per lo studio della filosofia, nel senso che in qualche momento della mia vita c'è stato proprio un connubio tra il mio rapporto con la fede e lo studio della filosofia. Sicuramente viviamo in un mondo molto difficile dove c'è poco spazio, secondo me, per la spiritualità, quindi penso che i giovani come me siano un po' in difficoltà nel vivere la propria spiritualità, nel senso che sono molto distratti dal mondo in cui viviamo, dove ci sono fenomeni estrinseci talvolta più importanti di quelli intrinseci alla spiritualità e altri temi, insomma, connessi. Perché per vivere in modo spirituale forse bisognerebbe essere un po' più contemplativi, e quindi non dico rinchiudersi in un mondo, ma insomma cercare di leggersi dentro e di cercare un po' la verità dentro se stessi, come diceva Sant'Agostino anche. Poi siamo passati al momento un po' dell'analisi dei dati, e adesso ci troviamo adesso in questo convegno, vogliamo presentare i primi risultati di questa grande indagine. Siamo riusciti a coinvolgere 180 ragazzi, quindi ci sembra un campione interessante dal quale possono sicuramente venire fuori tanti spunti che ci daranno anche delle possibilità di conoscenza. E quindi questa esperienza mi ha fatto incontrare un'immagine di un giovane che non conoscevo, un giovane capace di mettersi in ascolto, e un giovane che vuole mettere in gioco tutto se stesso. Poi ho capito che da solo non potevo fare niente, quindi avere anche intorno a me un gruppo di persone, di giovani con i quali lavorare, eccetera. Anche questo è stato determinante. E oggi, anche questo convegno che stiamo preparando, ecco, mi sono detto, come sottolineava anche il Papa, la necessità di ascoltare. Ecco, essere come un grande orecchio che ascolta. I sogni sono importanti, tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l'orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. I sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato, non potrà capire la vita, la forza della vita,
I sogni ti svegliano, ti portano in vita. Sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l'umanità. Ecco, voi giovani avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni, sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro. Buonasera a tutti e ci tengo a iniziare dicendo un mio grazie particolare a Don Umberto per la possibilità insomma di parlare questa sera con voi in questa occasione così importante per la nostra diocesi, di questa esperienza di pastorale universitaria a cui ho collaborato fin dal principio con grande gioia. E, come è già stato accennato molto bene nel video, vi farò solo qualche piccolo punto per farvi capire insomma come è iniziato bene questo progetto a cui ho avuto il piacere e l'onore di collaborare. È un progetto di indagine realizzato attraverso interviste appunto che prende ispirazione dalla ricerca Giovani e Fede in Italia, promossa nell'ambito del rapporto Giovani, l'indagine nazionale dell'Istituto Toniolo di Milano in collaborazione con l'Università Cattolica. Il report di questa ricerca ha come riferimento il libro Dio a modo mio, più volte citato appunto anche prima da Don Umberto, di Rita Bichi e Paola Bignati. Nel costruire questo progetto abbiamo voluto essere in linea con il sinodo dei Vescovi sul tema i giovani, la fede e il discernimento che si è svolto ad ottobre nello scorso anno. Sono stati intervistati circa 200 giovani universitari e non soltanto, anche lavoratori appunto per permetterci di poter avere un campione un po' più vasto, ecco. Con età compresa tra i 18 e i 30 anni e il questionario in esame ha il titolo Il nostro sguardo sulla vita. La cosa a mio parere molto bella è che abbiamo voluto fossero proprio i giovani a trovare i giovani, 30 ragazzi previa formazione sono andati alla ricerca all'interno dell'università di amici, conoscenti, per farsi raccontare il loro cammino umano e spirituale. La formazione si è svolta, come è stato detto, attraverso due incontri che hanno visto anche la partecipazione di un missionario saveriano che ha condiviso la sua esperienza presinodale e di Don Umberto Grassi che ci ha sostenuto come pastorale giovanile. Le domande ecco, a cui hanno risposto questi ragazzi sono molto potenti, sì, posso dirlo, perché toccano delle tematiche fondamentali. Nella prima parte viene affrontato il rapporto dei giovani con la realtà in cui vivono. Nella seconda si parla di spiritualità. La terza parte riguarda i giovani e la Chiesa e l'ultima pone delle domande sul senso della vita. Ci hanno piacevolmente sorpreso le risposte che i giovani hanno dato alle domande sulla famiglia. Contrariamente a ciò che si pensa, infatti, per i giovani la famiglia rimane un punto di riferimento intoccabile, quel porto sicuro dove poter sempre trovare rifugio. Inoltre, la maggior parte degli intervistati ha espresso il desiderio di costruirne una propria. Voglio citare alcune risposte
che ritengo racchiudano ciò che è emerso sulla famiglia. È la cosa più importante, il mio punto fisso. Se non c'è la famiglia, manca tutto il resto. L'unica cosa che può salvare i giovani è l'unità della famiglia. Per essere adulti è indispensabile il concetto di responsabilità. Non si può parlare di giovani senza interrogarci su che adulti siamo. Nelle domande sulla spiritualità possiamo identificare una linea comune, ovvero che la fede deve concretamente riflettersi nella vita di ogni giorno, altrimenti non può dirsi vera fede. In tutti ho percepito il desiderio di poter essere, ciascuno nella propria realtà ovviamente, un testimone credibile per gli altri. Ora cito direttamente ciò che alcuni dei nostri intervistati hanno espresso a questo proposito. Vivere la fede insieme fa la differenza. Arriva il momento in cui bisogna fare una scelta che necessita di essere rinnovata ogni giorno. Compiere una scelta che sia d'amore piuttosto che di comodo. Per me essere credente significa dare un senso alla vita stessa, capire da dove arriviamo, perché siamo qui, come dobbiamo vivere e qual è il fine della nostra esistenza. Provo a concretizzare la mia fede soprattutto nell'incontro con le persone. Sapere ascoltare ciò che ci succede senza farcelo scivolare addosso. Anche chi non crede molte volte si ritrova a pregare. Sì. Alle domande sul senso della vita, tutti hanno dato delle risposte molto profonde e ricche di uno sguardo di speranza verso il futuro. Anche in questa parte possiamo identificare come elemento comune una sete costante di relazioni autentiche. Penso che non possa non essere citata questa risposta di una giovane intervistata alla domanda: che cos'è per te la libertà? L'unico modo per essere veramente liberi è essere la persona che siamo. Un altro aspetto emerso è che sono tante le storie di giovani che hanno abbandonato la parrocchia perché non si sono sentiti guardati ed accolti nella loro unicità. Certamente, come in diversi hanno detto, anche i giovani devono fare la loro parte, altrimenti ogni sforzo risulta vano. Nelle domande sul futuro, la maggior parte ha dimostrato di non voler accontentarsi di scelte mediocri, ma di puntare in alto. Molto interessanti in questa parte anche le domande: quali sono i criteri che segui per arrivare a delle decisioni importanti, ti confronti con qualcuno? Ecco che molti, in pochissimi, hanno detto: no, non ho bisogno di confrontarmi, vado con la mia testa. C'è un grande bisogno proprio di essere accompagnati, di quest'arte di accompagnamento, di non essere da soli. E avviandomi verso la conclusione, anche per motivi appunto di tempistica, identifico come punto cardine l'importanza di riscoprire quell'arte di accompagnare, appunto citata spesso da Papa Francesco, per educare questo senso religioso che è presente a prescindere in ciascun giovane, partendo dalla relazione, osando nell'incontro faccia a faccia, perché non è possibile parlare di giovani senza stare con loro. Solo un breve cenno al campione, mi sembra doveroso, che abbiamo avuto sotto mano, intervistati 160, 65% femmine, 35 maschi, universitari 72%, lavoratori 20%, 8% altro, come ad esempio servizio civile, provenienza Parma, provincia 53%, nord 10%, sud 20%, stranieri 15%, facoltà principali economiche 14%, scientifiche 43%, umanistiche 42%, l'ultimo aspetto la religiosità, cattolici 58%, altre religioni 10%, credenti 12, non credenti 19. Quindi ecco, credo che il campionario sia stato abbastanza vario e non mi dilungo parlando appunto di questo convegno del 30 maggio che è già stato espletato, in cui è stato ufficialmente presentato il
progetto c'è stata un'alternanza di relatori, di testimonianze di vita di ragazzi che sono stati coinvolti, e cito solo la professoressa Vincenza Pellegrino del Dipartimento di Scienze Politiche, che ha definito il gruppo dei nostri intervistati come un gruppo cognitivo precario, nel senso che hanno una buona formazione intellettuale, però la richiesta di competenze nel mondo è così grande e vasta che ciò crea una situazione di precarietà. Quindi, avviandomi veramente alla conclusione, avendo avuto la preziosa opportunità di approcciarmi a questo progetto anche come intervistatrice, posso condividere questo. La cosa che più mi ha meravigliato è stata la relazione confidenziale che si è instaurata con i vari intervistati, e ho potuto constatare che, se stimolati nella giusta maniera, c'è un mondo di giovani straordinari che hanno dentro di sé un bagaglio di valori molto più ampio e profondo di quello che si possa immaginare. È stato come entrare in un film, perché dietro ogni intervistato mi si è aperto un mondo. Credo che se i giovani desiderano essere cercati e trovati proprio lì dove sono, senza tante soluzioni preconfezionate, l'università sia un ottimo terreno dove battersi per scuotere le coscienze che hanno solo bisogno di essere risvegliate. Concludo con una citazione di Papa Francesco, tratta dal documento preparatorio al Sinodo, che fa così: come possiamo ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di ampio respiro, di slanci del cuore per affrontare sfide educative ed affettive? La parola, l'ho detta tante volte, rischia, rischia. Chi non rischia non cammina. Ma se sbaglio, benedetto Signore, sbaglierai di più se tu rimani fermo. Brava Maria Chiara, grazie. Grazie a Don Umberto, al lavoro. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Bene, il tempo stringe, invitiamo allora Suor Rosalba del Centro Pastorale Missionario. Grazie Suor Rosalba. Alcuni minuti che li dedichiamo anche per l'ottobre missionario. Mi hai cambiato nome, mi hai messo anche Rosa, ti ringrazio. Ciao a tutti, io mi chiamo Valentina, faccio parte della parrocchia del Duomo e faccio parte anche di Missio Giovani, che è il braccio giovane del centro missionario, di cui Suor Rosalba è direttrice. Se leggete sulla copertina delle vostre carpette c'è scritto "chi cercate è vivo". E questo implica due cose. La prima è cercare, vuol dire mettersi in cammino, vuol dire uscire dai nostri soliti luoghi, quelli che abitiamo sempre e che un po', diciamolo, ci fanno stare comodi, ci proteggono, però non ci aprono alle persone che sono là fuori, ai giovani che sono là fuori e che vi assicuro ci aspettano. La seconda è vivo. Il giovane, o chiunque noi andiamo a cercare di fuori, è vivo, ha una sua vita, è studente, è lavoratore, ha i suoi dubbi, le sue domande, ma soprattutto le sue aspirazioni, i suoi sogni. Allora io credo che Parma, o meglio la diocesi di Parma, soprattutto in quest'anno, abbia un'opportunità, che è un'occasione secondo me importante da cogliere, sia per il discernimento comunitario, sia per quello personale e particolare della diocesi e delle persone che ne fanno parte, giovani compresi. E questa possibilità ci è data da Papa Francesco, che per il prossimo ottobre ha indetto un mese missionario straordinario. E quindi, un po' come a voler dire, torniamo a quella che poi è l'identità fondamentale della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo, che è la nostra missione. E allora cedo la parola a Suor Rosalba, che ci introduce un po' meglio al tema, e dopo vedremo un video e lancio per questo mese missionario straordinario.
Volevo soltanto farvi notare quello che avete nella carpetta, che magari vi passa sotto mano. C'è la lettera del Vescovo, che ringrazio di cuore perché ha fatto suo il pensiero, la volontà del Papa di questo mese missionario straordinario, e ha accolto le proposte che come centro missionario vogliamo proporre in ottobre. La cosa che sottolineiamo è lavorare insieme agli altri, per cui se guardate nel programma che sono semplicemente date e titoli, trovate per esempio il corso biblico, non è nostro, però il corso biblico è sugli Atti degli Apostoli, il libro per eccellenza missionario, per cui vi invitiamo ad accogliere questa opportunità di riscoperta del nostro essere discepoli missionari. Come centro missionario, grazie ai giovani, ci rendiamo disponibili anche non soltanto alle iniziative che verranno fatte in diocesi, in città, ma anche nelle parrocchie, qualora lo chiediate, anche per il materiale. Il video che vedrete è un po' la sintesi di quello che è il messaggio del Papa per questo mese, che ha preparato Valentina. Grazie. Ricordo che anche la mia intenzione
un mese missionario straordinario nell'ottobre del 2019 a fine di alimentare l'ardore dell'attività evangelizzatrice della Chiesa a Gendes. Grazie Suor Alma, grazie a Valentina per questo video stupendo che ci ha un po' già messo in cuore l'ottobre missionario. Ora chiamiamo Don Lorenzo Montez, al quale dedichiamo 10 minuti perché ha una bella sorpresa pure lui in previsione di Parma, capitale della cultura 2020. Prego Don Lorenzo. Buonasera, sarò telegrafico. Sono Don Lorenzo e faccio parte della Commissione Diocesana per Parma 2020 e sono qui per farvi una proposta, fondamentalmente. Una proposta a tutte le realtà a cui voi appartenete e che rappresentate, parrocchie, comunità religiose, associazioni. Voi sapete che per l'anno 2020 Parma sarà capitale italiana della cultura. Vuol dire che la città è chiamata a valorizzare e rendere disponibili i suoi beni culturali. Per questo anno la diocesi si è sentita coinvolta e abbiamo detto, ma ci sono anche dei beni culturali di stampo, di matrice cristiana da valorizzare. Quindi come diocesi si è organizzata una serie di manifestazioni che sono incentrate su Piazza Duomo, vuol dire la cattedrale, il battistero, il palazzo del vescovo, il museo diocesano e San Francesco del Prato. Ci vuole un passaggio in più, cioè che la cultura da fatto museale diventi un tratto di evangelizzazione, diventi una gestualità, diventi una prassi comune e quindi che non solo a livello diocesano siamo coinvolti, ma che siamo coinvolti a livello di realtà locale. Perché questo? Questo è essenziale perché altrimenti Parma 2020 resta una questione turistica, cioè offre qualcosa per chi viene da fuori. Ma noi non dobbiamo solo far conoscere la nostra tradizione, la nostra cultura, dobbiamo forse riscoprirla noi prima di farla conoscere. E in questo credo che ci sia un percorso entusiasmante per ogni realtà. Ogni comunità locale, ogni parrocchia, ogni associazione, comunità religiosa ha una sua storia, che forse è occasione anche di riscoprire, perché la vocazione comunitaria nasce anche dalla consapevolezza di ciò che si è e di ciò che si è stato, cioè la realtà ecclesiale è frutto di una evoluzione ecclesiale. Comprendere chi vogliamo essere domani parte da comprendere chi siamo oggi, quindi come siamo arrivati a essere questo. Ora, le iniziative sono tante. Vi invito prima a riflettere su cosa è cultura. Cultura non è un museo. Cultura è una parola che ha tanti livelli. Si parte dalla dimensione individuale. Cultura si ha nel momento in cui io coltivo me stesso. Coltivo la mia dimensione interiore, il mio essere profondamente uomo e dunque la fede caratterizza la cultura di una persona che è credente. Poi c'è un percorso collettivo, dunque come si manifesta? Allora sì, ci sono le opere d'arte, ma ci sono anche tante altre iniziative, le tradizioni pastorali, le tradizioni assistenziali, caritative, queste segnano l'identità del nostro essere chiesa oggi, ma perché non è una cosa che abbiamo inventato oggi, è una cosa che ci appartiene da quando come comunità siamo nati. E poi dopo c'è diventare azione. Cultura non è solo essere qualcosa, non è solo credere in qualcosa, ma è fare qualcosa. E allora ecco che cultura è anzitutto carità e cultura cristiana è anzitutto carità. Bisogna partire da questa convinzione.
Non c'è cultura cristiana senza la finalità della carità, che poi si manifesta in mille modi. È molto importante per comprendere questo. E a me resta impresso sempre un episodio quando qualche anno fa c'era, credo fosse in Veneto, una parrocchia che aveva ristrutturato una casa per accogliere dei profughi. I profughi sono arrivati, i parrocchiani hanno fatto le barricate in mezzo alla strada che non li volevano. Cosa vuol dire? Abbiamo una struttura, ma se non abbiamo la cultura della carità, allora la nostra comunità come può dirsi cristiana? Ho una casa d'accoglienza, ma non sono convinto che l'accoglienza è un valore cristiano. Allora, la mia proposta questa sera, e poi potete discutere, e sarebbe bello se poi dopo qualcuno della nostra commissione fosse chiamato nei vostri consigli pastorali a presentare più in dettaglio quali possono essere poi i modi di concretizzarsi di Parma 2020, è che ogni realtà ho, dove è possibile, il maggior numero di realtà locali si vogliano tracciare delle iniziative, che vuol dire anzitutto conoscere se stessi, cosa vi ha portato a essere ciò che siete, quali sono le ricchezze della vostra comunità, che possono essere ricchezze artistiche, ricchezze architettoniche, può voler dire l'idea di un concerto, i percorsi biblici. Ieri sera hanno presentato, sono rimasto molto colpito, la nuova parrocchia di Gesù di Nazareth, questa forte identità sulla parola. Ecco, quella è l'identità della cultura cristiana e sarebbe bello, per esempio, se per Parma 2020 lì ci fosse qualche iniziativa che rende visibile, anche a chi magari non viene abitualmente in chiesa, rendesse visibile questa identità, questo modo di essere cristiani fondato sulla parola con una tradizione che mi pare ormai sia consolidata. Le possibilità sono molte, insomma, ci sono i beni architettonici, i beni musivi, che vuol dire statue, dipinti, suppellenti di liturgiche, fare una piccola mostra, un piccolo percorso all'interno della chiesa, la carità principale, una dimensione essenziale, le caritas parrocchiali possono coordinarsi con la caritas diocesana e fare qualcosa di coordinato. E poi c'è un'iniziativa che coinvolge i giovani ed è molto importante, perché se un giovane è alla ricerca del proprio futuro è anche bene che conosca qual è la tradizione della sua comunità. E a livello diocesano stiamo organizzando il progetto Pietre Vive, cioè un gruppo di giovani che accoglieranno i turisti che verranno a Parma in numero molto grande per Parma 2020, saranno in grado di presentare la loro chiesa non come una pura realtà architettonico-museale, ma come appunto una realtà viva. Quel fonte battesimale del X secolo, cosa significa per un cristiano? Quel quadro che rappresenta il San, diciamo, Sant'Andrea, chi è Sant'Andrea? Cosa significa per la nostra spiritualità? Allora, quello lì è un percorso importante per noi, perché questi segni artistici, culturali che abbiamo diventino vivi anzitutto per noi. E poi dopo, perché questi turisti che verranno a Parma, accolti da delle anime credenti e entusiaste della realtà a cui appartengono, magari si lasciano a loro volta entusiasmare e da turisti diventino pellegrini dello spirito. Adesso nei prossimi giorni diffonderò ai parroci una lettera in cui magari in modo più articolato ridico quello che vi ho detto stasera, e poi io o altri membri della commissione diocesana siamo disponibili a venire nelle vostre realtà a parlare e magari a progettare qualche cosa insieme. Vi ringrazio molto. Veramente un grazie di cuore a Don Lorenzo, ci ha dato una carica per prepararci a Parma, capitale della cultura 2020. Bellissimo, grazie. Grazie Anna e a tutti quelli che sono intervenuti questa sera. La mezzanoce aperta non l'abbiamo mica neanche assaggiata tutta, il gheriglio ce n'è ancora e lo troveremo negli atti di questa tre sere. Altri uffici e centri apporteranno il loro contributo e li ringrazio fin da ora. 20 interventi ieri, comprese le 12 isole, più di una decina questa sera,
il Papa è intervenuto già due volte, adesso le conclusioni le diamo al nostro Vescovo, che tirerà le fila per un rilancio, visto che la Tre Sere, lo sapete, prepara il futuro anno pastorale. Ascoltato tanto e così di aggravare il vostro ascolto con le mie parole, ma non venirò male se qualcuno va via. Io cercherò di parlare mezz'ora, non di più, e cerco anche di motivare, di darvi forza, e le motivazioni le trovo innanzitutto perché credo in Dio. Credo che il Signore voglia essere presente nella sua Chiesa, che è il suo grande sacramento. E poi credo nei giovani. E qui c'ho una lettera che un vescovo che conosco bene fece anni fa e che ho riletto. Carissimi giovani, vi penso sempre con grande simpatia. Mi viene facile collegarvi a Maria che un giorno, come tutti gli altri, alla sua vita cambiata dalla chiamata del Signore. Una domanda tanto importante che lei, giovane, tiene in attesa Dio, gli angeli e il mondo, tutti. Noi stessi saremmo diversi se non avesse risposto sì. E poi alla fine questo amico vescovo dice: ma non è finita. E poi Maria ed Elisabetta si capiscono, giovani adulti che dicono di sì alla vita, non fanno fatica a trovare linguaggi e strade comuni. Non c'era ancora Papa Francesco allora, ma questo amico vescovo aveva già colto come giovani e adulti hanno bisogno di essere insieme. Poi il terzo motivo è la testimonianza dei vescovi martiri. Oggi noi celebriamo San Bonifacio, San Bonifacio che è morto per l'annuncio del Vangelo. E allora c'è un martirio che chiama e che è quello che spinge comunque ad annunciare il Vangelo, sempre e comunque, al di là delle risposte, al di là delle reazioni, al di là di tutto. Allora credere in Dio, credere nei giovani, il martirio dei vescovi santi. Questi sono i motivi che mi spingono a parlare. E ho aperto gli Atti degli Apostoli perché nei momenti di incertezza, o meglio di decisione, bisogna riandare alla parola e a quella parola che è normativa, perché è la parola che parla della Chiesa, normativa per la Chiesa. Paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù con tutta franchezza e senza impedimento. Atti 28, 30, 31. Sono Paolo non si muove e resta a casa. E la gente va da lui. È, se volete, un'immagine rassicurante perché ci parla di una persona autorevole che non deve muoversi perché è cercato dagli altri.
Ma questo è anche un grande rischio che la Chiesa può avere. Quello di Dio, in buona sostanza, ai giovani, parliamo di loro, se volete ci siamo, se volete siamo qui, se non volete fate altre scelte. Oppure, secondo rischio, quello di stare fermi dicendo aspettiamo che ci parlino o che ci chiedano loro qualcosa di Dio. O il terzo rischio, lasciamo che intanto facciano tutte le esperienze che vogliono, poi capiranno e torneranno. Sono rischi e tentazioni, perché se lì, se andiamo di nuovo a quelle parole, capiamo che Paolo è sì fermo, perché è agli arresti domiciliari. E agli arresti domiciliari quelle sono le ultime parole degli Atti degli Apostoli. Lui non può muoversi, ma la parola non è incatenata. E proprio perché lui ha camminato, si è mosso, è andato, ora molti lo cercano. E anche in quel momento che è presago del suo martirio, non manca la crisi. Perché Paolo chiama i giudei, i quali l'andranno ad ascoltare, ma molti non crederanno. Ecco allora che Paolo, anche nel momento in cui è incatenato lui, ma non la parola, ci dice che la missione è sempre intrinsecamente unita alla Chiesa. Non c'è Chiesa se non è missionario, non c'è missionarietà se non in una Chiesa. Non c'è l'una senza l'altra. E Paolo, se andiamo a leggere di nuovo, questo ce lo dimostra. Dal mattino alla sera, egli esponeva il regno di Dio, dando testimonianze, cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Dio e dai profeti. Sono alcuni versetti prima di quelli che vi ho letto. E Paolo che cerca di convincere i giudei della comunità di Roma che vanno da lui. Ma se andiamo indietro al celeberrimo brano di Atti 17, ateniesi, vedo che voi siete gente religiosa. Il Dio che ha fatto il mondo è Lui che dà la vita e il respiro per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Paolo qui parla ai gentili e usa le categorie del creato, così fascinoso anche oggi l'ecologia, usa le categorie della vita, la richiesta della felicità. E alla fine parla di quello che forse gli ateniesi non volevano sentire, di Cristo che è risuscitato dai morti. Allora il Vangelo è per tutti e Paolo non si vergogna del Vangelo. E il Vangelo è per i giudei e i gentili, con approcci anche differenti, ma unico è l'annuncio. Ed è anche per i giovani e per i vecchi. Per i giovani, intesi come coloro che sono venuti da poco alla fede, ci viene in mente la prima lettera a Giovanni, scrivo a voi giovani, ma anche a chi è giovane in età e vive da giovane. Se prendete Christus vivit e anche c'è qui un giovane, ci sono alcune figure di giovani, o meglio di Gesù che incontra i giovani. Ma vorrei portarvi ancora due immagini bibliche negli Atti degli Apostoli, proprio dove al centro c'è un giovane. La prima è una crisi che crea divisione a causa di un giovane che si era proposto per una vocazione missionaria, ma che poi non la legge. E notate che siamo subito dopo il grande evento sinodale del Concilio di Gerusalemme, quella parola che va per la maggiore adesso che nella Chiesa si parla tanto di sinodalità. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma
Ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro uno che si era allontanato da loro in Panfilio e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separavano l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò con Cipro. Paolo invece scelse Silla e partì. Siamo dopo il concilio di Gerusalemme, dopo che davanti a un fatto, a una domanda, una domanda fondamentale per la Chiesa, gli apostoli guardano cosa fa lo Spirito Santo vicino, subito dopo. C'è una situazione di crisi, causa un giovane che a un certo momento aveva sentito, stimolato anche da un parente, Barnaba, la voglia di andare con lui ad annunciare il Vangelo, ma non lo legge. E Paolo non gli dà una seconda possibilità. Tu stai a casa, o me o lui. E si dividono. Qua ci riporta alla concretezza. Ci riporta alla concretezza e alla fragilità anche della Chiesa. È stata fragile questa situazione agli inizi, come può essere fragile anche oggi. Ma questo non vuol dire assolutamente rinunciare a un giorno. E poi c'è un altro punto, che prendo dagli Atti degli Apostoli, dal capo 20. Il terzo giorno della settimana ci trovavamo riuniti a spezzare il pane. Un ragazzo di nome Eutiaco, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è vivo». Poi risalì, spezzò il pane. Paolo spezza il pane, mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Intanto aveva ricondotto il giovane, il ragazzo ancora vivo, e si sentivano molto consolati. È bello pensare ad una comunità che si ritrova attorno all'apostolo e si ritrova a spezzare il pane, lascio agli esegeti, può essere l'Eucaristia, può essere una gara a cui serve anche per fraterno. Bene, e lì c'è un giovane. Lì c'è un giovane. Ed è insieme agli adulti. E anche lui condivide lo spezzare il pane. E anche la fatica dell'ascolto. Perché come fate voi fatica adesso ad ascoltare da nessuno? Anche per lui faceva fatica ad ascoltare addirittura San Paolo. Al punto che si addormenta e che cade. Ed è bello vedere che Paolo lo rende vivo ad una comunità che si rallegra. È bello pensare ad una comunità dove attorno alla stessa mensa si fa anche fatica a starci. Ma c'è Paolo, ci sono gli adulti, gli anziani, un giovane. E c'è la fatica, ma c'è comunque una vita che riprende, perché la parola è viva e lo spezzare il pane dà vigore. Ed ecco allora qui la nostra Chiesa oggi che vuole continuare quest'anno a fermarsi sui giovani. Giovani da fede, discernimento, vocazionale. Noi quest'anno ci vogliamo fermare su questo. E vogliamo e chiediamo umilmente a tutte le realtà della Chiesa di fare questo sforzo, di rendersi attenti a questo, anche con le modalità che dopo dirò. Vogliamo essere veramente una comunità che si ritrova e che cresce veramente. Allora io inviterei un po' tutti, le realtà della Chiesa, ad essere questo bosco che cresce, ognuno con il proprio dono, il proprio profumo e il proprio frutto. Rinunciare per un attimo a coltivare il proprio bonsai, o meglio rinunciare a non metterlo al centro del mondo,
o anche la propria sequoia, o anche il proprio, diciamo così, vivaio così rigoroso per partecipare tutti a fare crescere questo bosco umile, dove non ci sono recinzioni, dove l'ombra e i frutti sono per tutti. Questo è veramente un grande impegno. Prendiamolo sul serio. Io lo chiedo umilmente, prendiamolo sul serio. In questo anno ci sta benissimo ed è doveroso il settembre missionario, perché ci radica ancora di più nella convinzione di non essere persone ferme ad aspettare che qualcuno venga. San Paolo se lo poteva permettere, ma al contrario dobbiamo essere noi ad andare. Poi se anche non fosse mai assolutamente così, se il Papa ci chiede una cosa, noi diamo retta al Papa. A questo punto, dopo queste tre immagini bibliche, io mi permetto alcuni passaggi. Mi permetto alcuni passaggi in questo quarto d'ora che mi rimane. Essi ci parlano, queste immagini bibliche. Primo, annunciare ai giovani il Vangelo senza arrossire. Uno dei motti che mi piacevano quando da seminaristi dicevamo: se ti fanno vescovo, che motto prendi? Senza sapere di cosa della nitroglicerina di cui parlavamo, era: non enim e ubesco evangelio. Poi me l'ha fregato Monara, allora ho ripiegato sui nomine domini, ma ne sono contento. Non mi vergogno del Vangelo, non divento rosso a causa del Vangelo. Allora, amici, il Vangelo è il fine di ogni percorso. Ci possono essere giudei, i ragazzi che conosciamo, come Paolo conosceva i giudei, ai quali può parlare di Mosè e dei profeti. Ci possono essere i gentili, che sono i giovani meno gentili, a dire la verità, quelli più lontani, forse allontanati da noi per tanti motivi. Possiamo, come è doveroso, lo ribadisco e ringrazio, sulla linea metodologica contenutistica, cercare con un discernimento comunitario i bisogni, individuare gli obiettivi, anche valutabili da chi è esterno alla Chiesa e da un'agenzia di valutazione, avere delle tappe intermedie e verificarle, come fa il progetto oratorio. Ma il tutto nel percorso come fine è Cristo, che vive e che è giovane vero e che ci dice qual è la pienezza dell'essere umano. Questo vale per tutti, dalle persone che sono più in difficoltà e che devono recuperare l'umanità e sono in una comunità per fare questo, ai giudei. Questo vale per tutti, nelle forme possibili, nelle forme che noi abbiamo modo di attuare, un annuncio che è ascolto, proposta. Ma come? È una domanda che ci deve interessare molto. La domanda ci impone anche a partire da esperienze già intraprese. Io considero il Concilio dei Giovani come un'occasione che andava in questa direzione. Non so se è mancata o meno, e anche sbagliata da parte del vescovo per certe scelte. Io considero, poi ne parlerò, l'inchiesta fatta e trasmessa oggi, una di queste possibilità. Ma dobbiamo anche avere la creatività di sperimentazioni nuove e anche sconvolgenti, anche se noi le abbiamo programmate 5 anni fa. A volte noi abbiamo una programmazione quinquennale come era nella Repubblica Sovietica. Dobbiamo avere sperimentazioni nuove. Chiesa di Parma, non avere paura. Chiesa di Parma, non avere paura. E non dire che non è possibile da noi. Non avere paura.
La parola certamente ha un nocciolo duro dentro al quale c'è una ricchezza grande, ma la Chiesa di Parma può anche avere le noci snocciolate. Esiste, nel senso che ci sono persone che fanno questo lavoro e che aiutano a cogliere quella ricchezza che altrimenti resterebbe non possibile per tanti giorni. Due, annunciare è discernere, cioè camminare insieme con la parola di Dio che luce i miei passi ed è una città sul monte verso la quale dirigersi. Questa parola dura da aprire, snocciolata, è luce i miei passi. Il mio mezzo metro di luce come me lo dà la lanterna, ma è una città verso la quale siamo incamminati. E allora, ecco allora che questa ricerca è annuncio e discernimento. La ricerca della felicità, cioè della vocazione alla vita, è quello che è emerso anche dall'inchiesta. L'impegno di aiutare i giovani ad un'armonia che tocchi tutta la loro persona. Tanti giovani ci chiedono questo. Il tema della vocazione, penso dovremmo anche rileggerla come realizzazione lavorativa. Il grande tema del lavoro, che c'è e che non c'è. Il lavoro per me, nel quale io realizzo me stesso per il bene degli altri, e che apre una finestra sulla giustizia sociale e che è il contributo che un giovane può dare alla città e nel quale lavoro testimoniare la fede. Queste sono dimensioni vocazionali che sono tutt'uno con questo annuncio della parola che luce i miei passi. Poi la grande vocazione che comprende e supera quella lavorativa. La vocazione al matrimonio, la vocazione, una vocazione laicale nella quale si innesta anche una vocazione lavorativa, la vocazione presbiterale e alla vita consacrata. Annunciare e discernere, perché significa l'annuncio di una parola che luce i miei passi e che mi dirige attraversando la vita di un giovane. L'ultimo, un altro aspetto, 3 dei 4, lo intitolo così: si può fare. Ci sono, si può fare questo si può fare. Perché ci sono comunità cristiane, concretamente, preti, persone consacrate, laici, che ci stanno provando e anche ci riescono. Questo lavoro qua si può fare, ci riescono con i giovani e propongono lo spezzare il pane come senza, propongono la formazione, propongono di avere delle braccia e un cuore missionario, fanno una proposta vocazionale. Danno vita a questo. Ci saranno momenti di crisi, ci saranno momenti in cui un'annata non viene bene, ci saranno momenti di prova, ma le comunità lo fanno. Questo vuol dire che si può fare. Io cosa proponevo? Avrei voluto proporre un gruppo stabile per accompagnare questa domanda, discernimento, ascolto, proposta della nostra diocesi per e con i giovani. Questo anno
Noi abbiamo bisogno di qualcuno che accompagni questo. Ne abbiamo bisogno. Si può fare. Secondo, condividere quello che si fa. Quella donna che aveva perso una dracma, quando la trova, chiama tutte le amiche e fa festa. Una pratica buona non è buona se non è condivisa. La pratica non è buona finché non è condivisa. Questo deve essere l'impegno del prossimo anno. Amici, condividere quello che si fa. Fare un'esperienza bella e non condividerla è come preparare da mangiare in un modo anche molto buono, molto raffinato, molto abbondante, poi chiudere la dispensa a chiave e andare via. Allora chi è lì? Sarà lì. Giovani direbbe un'altra parola. Signorita, perché sente l'odore, ma non ha niente da mangiare. È un lavoro umile che dobbiamo fare. Scusate se mi scaldo, ma io sono il vescovo e sono quel povero papà che deve mettere a tavola tutti. Ecco, allora cos'è importante? Terzo punto. Decidere cosa fare da mangiare e fare da mangiare insieme, perché altrimenti non ce n'è, ce n'è solo per qualcuno, e quello che hai fatto te lo tieni per te. E guarda caso, ci ritroviamo esattamente come nella comunità di Corinto, dove si andava all'agape fraterna e qualcuno ne usciva ubriaco e qualcun altro rimaneva affamato. E San Paolo cosa fa? Non si arrabbia, forse si arrabbia San Paolo quando, però racconta quello che ha fatto Gesù, racconta quello che ha fatto Gesù. Allora io chiedo che ci sia in ogni zona pastorale un faro che diventi anche fiaccola per la pastorale giovanile. Questa è un'immagine del Signore, faro fiaccola, il Signore della famiglia. Avere in ogni zona un pastorale, un faro, che diventi anche fiaccola per la pastorale giovanile. Sarà un prete, sarà un ragazzo, una ragazza, sarà una persona consacrata. Inventatemelo voi, però io lo chiedo. C. Formare apostoli giovani dei giovani. Due secoli fa Parma ha visto nascere carismi grandi per i giovani e le giovani in difficoltà. Dico Parma, ma questo vale per Piacenza, questo vale per tante altre, giovani e giovani in difficoltà. Ora invochiamo il dono dello Spirito perché ci siano di nuovo carismi per e con i giovani, casomai questi che si reinventano anche, o che lo Spirito suscita, carismi per e con i giovani. L'altro giorno parlavo un prete e dice: io lo pagherei a peso d'oro un animatore di pastorale giovanile, perché non ce l'ho. Invochiamo questo dono dello Spirito. Allora, tornare ad una formazione degli animatori è essenziale. Non so cosa faremo il prossimo anno per il percorso per formare il formatore, perché è il momento questo della verifica, e vedere precisamente ognuno che ha fatto quel corso
come si ricolloca di nuovo dentro la sua nuova parrocchia. Perché noi non abbiamo tempo da perdere a far sì che i laici che non hanno meno tempo di me vescovo abbiano a dover di nuovo mettersi al collo un'altra medaglia della formazione che non serve a niente, come i generali sovietici che poi cadevano a forza di avere medaglia. Ecco, questo è importante, questo è importante. Ci sono bellissime esperienze, però adesso non dobbiamo andare avanti. Amici, io guardo tutte le nuove parrocchie, io le guardo tutte e godo anche di andarci a fare la visita pastorale. Ne ho finita la penultima tranche, l'ho finita domenica scorsa, godo e gioisco quando vedo che il Vangelo è annunciato, patisco quando vedo che questo non è ultimo. Sono nei minuti di recupero, perché sono già 30 minuti. Tutto questo, ecco, tutto questo è possibile solo con tutta la Chiesa, solo con tutta la Chiesa, da soli non è possibile. Una Chiesa che sa dire grazie a Dio, ma anche grazie tra preti, un prete con un altro prete, grazie. Un laico con un altro laico, grazie. Una persona religiosa consacrata con un'altra persona consacrata, grazie. E tutti questi doni, ho citato questi per farla breve, guardarsi con stima reciproca. Se vogliamo citare Francesco, Papa Francesco, lo citiamo, e lo citiamo come un'espressione che può sembrare marginale, ma che sotto deve avere un costrutto, è un fiore che non nasce. E lo cito come ormai si cita Paolo VI, abbiamo bisogno di testimoni, non maestri, ormai uno ormai non lo cita più, deve. Io cito anch'io una frase che rischia di essere stereotipata. Grazie, prego, scusa. Deve essere lo stile della nostra Chiesa, che allora diventa attrattiva, che allora facilita l'incontro, che allora diventa quella bella comunità di cui parlavo di giovani, che non è una comunità che è fenomenale, ma è fatta di persone normali. E qui innesto il tema della riforma della cura. Il 7 ci sarà un incontro nel quale io non sarò in grado di dire chi sarà il vicario episcopale che dovrà tenere in mano tutta la baracca e quali altre persone di riferimento. Non sarò in grado di dirlo perché non ho ancora finito il giro delle disponibilità degli altri presbiteri che consentono di smarcare un presbitero dai servizi che sta facendo. Nella diocesi di Parma, per smarcare un presbitero e chiedergli un servizio diverso, è come il trapezio: con una mano devi rimanere attaccato a uno, con l'altra devi cercare l'altro e possibilmente anche con il piede. E sotto spesso non hai la rete, hai le firme dei parrocchiani. Io se riesco a fare questo giro, penso che verso la fine del mese riuscirò a sbloccare quella che potrà essere una riforma della comunità. E ho finito quasi, ecco. Allora, punto B: una Chiesa che cambi i rapporti e le relazioni tra le varie membre della Chiesa stessa, associazioni, movimenti, lievitare il senso di Chiesa insieme,
per essere missionari e portare Cristo a tutti. E questo penso a tutti, alla grande potenzialità. Penso ai giovani e ai ragazzi più fragili e difficili. Se noi cambiamo stile, se ognuno non pensa al proprio bonsai o alla propria coltivazione, ma pensiamo a tutto, senza togliere la specificità, ci mancherebbe, ce la faremo, altrimenti no. Poi l'ultima cosa che vi dico, e sono veramente fuori di 4 minuti, io spero in un'assemblea non più divisi parti. Non più di visipalli. Visipalli può voler dire visistanchi, anemici, ma soprattutto tutti italiani, con l'eccezione del colombiano o peruviano, ma comunque argentino, sempre pallido. Cioè, io spero, in una, poi c'è anche dall'Africa, io spero che qui ci siano, ok? Non ti, ti vedo adesso, però smetto. Io spero, visto anche te, ma sei pallido, io spero che ci sia un'assemblea nella quale riusciamo a far confluire le persone che sono qui a Parma. Io spero, noi siamo la Chiesa insieme, se non siamo questo, non siamo quello che il Signore ci vuole. Il compito della segreteria sarà far avere quanto prima questo materiale anche in cartaceo, ma anche da domani, Roberto, sul sito c'è già quasi tutto, sul sito di Cesare. Adesso c'è un po' di esodo ulteriore per partecipare alla veglia in suffragio di Don Giulio. Noi ci riuniamo da qui pregando la compieta che completa l'esperienza della nostra tre sere di quest'anno.